Sì, me l'aspettavo perché settimana il mister mi ha provato la difesa 3, me l'ha messo, quindi ero abbastanza contento e la testa l'ho già messa che... Sì, e quindi sono partito, all'inizio magari un po' timoroso così, ma dopo con la concentrazione della partita, il ritmo così, passa tutto e giochi tranquillo. Io ho fatto 2 anni a Genoa, giocavamo a 3, quindi un po' i movimenti, le azioni le riesco a seguire bene a 3, perché è un po' abituato. Comunque anche fare il quarto non mi dispiace, più che altro a me piace molto correre, quindi con quel modulo si può sia correre che difendere. Come impatto, come la Serie C, com'è? Non me l'aspettavo così competitiva perché le partite con qualsiasi squadra sono sempre alla pari, diciamo, anche se magari sulla carta è più forte un'altra squadra, ma un po' per la differenza fisica, un po' per le caratteristiche, riesce a combattere con tutti. Quindi sulla carta c'è qualche squadra più competitiva, ma poi a lato pratico. Lato pratico in campo, se ci metti la voglia e l'intensità giusto, te la giochi alla pari. Ascolta, dalla panchina che impressione ti ha fatto questa squadra, questo Ravenna? Ma molto bella, perché anche se siamo anche un gruppo molto giovane, dobbiamo cercare di migliorare su alcuni aspetti, ma ce la mettiamo tutta in partita per dimostrare che possiamo fare questa categoria. E non soprattutto solo salvarci, ma anche fare molti punti. Prima dalla panchina e poi dal campo, che idee ti sei fatto? Cioè, Ravenna può salvarsi, Assolutamente, assolutamente. Noi ci alleniamo ogni giorno per riuscire a rimanere qua e ce la faremo sicuramente, perché se no non c'è stimolo. Cioè, se parti già prevenuto non serve a niente. quindi nelle corde avete qualcosa di più della Sì, salvezza? assolutamente. Noi ogni partita cerchiamo di prenderci 3 punti, poi è normale, ci sono partite che va bene, partite che va male, ma l'importante è mettercela tutta. Sempre legato al futuro, adesso aspetta Fano, sulla carta, diciamo, quanto l'avete già incontrato, Sì. l'avete? Sulla carta è un vostro competitor, no? Può aiutare il fatto di aver già giocato là, con la squadra, Sì, può aiutare, sappiamo che loro puntano anche sul lato fisico perché sono molto aggressivi così, quindi settimana cercheremo di organizzarci al meglio per contrastarli. sapete a cosa andate incontro. Esatto, sappiamo che comunque loro non fanno tantissimo gioco, cercano molto la fisicità, però dobbiamo stare attenti perché comunque le partite si vincono anche su quello, su chi arriva prima sulla palla, contrasti vinti, dobbiamo stare sempre attenti.